Stasera si sboccia, raga, si sboccia. Dove voglio andare che con la bimba di un anno e mezzo, alle 10:30, finito però vado a mangiare, finito il cenone, sarò sotto le coperte prima della mezzanotte come i nonnetti di 80 anni, cazzo. Raga, non potevamo chiudere l'anno dal Benzinero Stadium, sono venuto a fare la chiusura dell'anno fiscale, altrimenti se sbagli ti blindo, anzi mi sono anche sporcato la giacca, maremma maiale. Iniziamo, oggi dobbiamo innanzitutto fare come è andato il 2023 di questo Milan, deludentissimo. Ma prima davvero vi voglio augurare un gran ultimo dell'anno. Divertitevi, sbocciate, ma con cautela, con la testa, raga. Mi raccomando che troppi si fanno male all'ultimo dell'anno per i botti, perché bevono e poi dopo si distruggono contro i muri con la macchina. Attenzione, si sboccia, ci si diverte, ma con la testa. 2023, studiamocelo, viviamocelo per l'ultima volta con la speranza che non si ripeta, anche se le premesse non sono delle migliori. Un 2023 che è iniziato male, malissimo, perché era iniziato che il Milan stava a 4-5 punti dal Napoli, ci aspettavamo un mercato di rinforzamento per cercare di contrastare il Napoli, un mercato che non è arrivato da Gerry. Comunque inizia con figure di merda, andiamo a Doha, lo prendiamo primo sifone in quel posto nel derby, poi la disfatta più unica, batoste col Sassuolo, batoste con la Lazio, batoste col derby. Un 2023 che la prima parte dell'anno è devastante, perdiamo tutto quello che c'era da perdere, non vinciamo niente, che viene caratterizzato, così almeno i Pioli sono contenti, da una semifinale di Champions, raga, una semifinale che prima della semifinale tutti noi stavamo vivendo un sogno, perché visto come era andato il campionato, dove ormai eravamo a più di meno 20 punti, dove sembrava tutto da buttare nel cesso perché il Milan non c'era, proprio non c'era, e fuori dalla Coppa Italia a gennaio col Torino, avevamo quel piccolo sogno di riuscire a conquistare la finale. E invece quel sogno è diventato un incubo, perché io non voglio vivere quella giornata come sì, siamo tornati in semifinale dopo peraltro aver veramente provocato il mal di stomaco ai napoletani, e noi invece abbiamo goduto come delle merde, perché io non lo dimentico quei quarti con Napoli, dove veramente ho dipinto le pareti di bianco dalla goduria, per poi andare a viversi un incubo. Quindi quelli che mi dicono sì, però Stefano Pioli ci ha portato in semifinale di Champions dopo 180 anni, preferivo non andarci, questo mi caratterizza il 2023, preferivo non andarci. E invece umiliazione da parte dei nostri cugini, la cosa che mi ha fatto più incazzare di tutti. Finisce una stagione che qualcuno 7-6 dove che il buon Dio ha voluto che nel campionato italiano ci fossero dei ladri che sono stati castigati, se no era stagione fallimentare da tre in pagella, perché eravamo fuori dalla Champions e avevamo perso tutti i soldi, arrivati quinti, ma i fanatici se lo dimenticano. Inizia un giugno terrificante, dove Gerry e compagnia bella, il primo che dovevano esonerare, visto che non l'avevano già fatto a gennaio quando io l'avrei esonerato, dovevano cambiare l'allenatore, e invece no, cambiano Paolo Maldini, che si può dire tutto quello che vogliamo, tutto è contrario di tutto, ma almeno era Paolo Maldini, una nostro ex capitano, però una faccia che quando la vedi dici figa, io vengo al Milan, c'è Paolone. Cambiano Paolo Maldini,
e danno in mano tutto il mercato, tutto il progetto a Stefano Pioli. Mannaggia alla puttana, mannaggia. Scusate il francesismo, però questi pensieri del 2023 mi fanno incazzare ancora. Partiamo. Cessione di Tonali, altre bestemmie, altri insulti alla società. Una società che però, nonostante la diffidenza di tutti, comincia a luglio. Boom, 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 a bacchettare Rendes, Loftus-Cheek, Pulisic, concludendo una campagna acquisti che sul mio canale è stata detta, qualcuno dava i 9-10 sul mio canale, non mi ricordo se ho dato 6.5 o 7, definendola molto buona, ma difficilmente da scudetto, perché ci mancava una cazzo di punta, cosa che poi si è verificata. Tutto questo però ci ha fatto sognare, ci ha fatto sperare in un buon campionato che si stava realizzando, finché arriviamo al derby, altra batosta, e torniamo sulla terra. 5 pigne, quando noi speravamo di vincere, abbiamo detto, abbiamo costruito la rosa, ma invece quel coglione di allenatore va a rigiocarlo alla stessa maniera che aveva giocato tutti gli altri derby. Simone Inzaghi godeva come un muflone per aver visto che questo non ci aveva neanche ancora capito un cazzo, e ce l'ho supposta in quel posto, ma i Piolin non gliene frega niente, gli piace prendere le supposte, i bastoni in culo ai Piolin, gli piace, aspettano a pecora che arrivi un sesto derby per riprenderlo in quel posto, perché loro sono, gli piace, oh raga, gli piace prenderlo in quel posto, a me non piace e quindi non ne sono per niente contento. Ma nonostante tutto, dopo quel derby, il Milan inanella comunque, reagisce, inanella una serie di vittorie e si trova al primo posto, dove anch'io mi sono gasato, ho dimenticato che ci mancava l'attaccante, che non l'avevamo preso, e anche io ho cominciato a crederci allo scudetto, nonostante la Champions latitava. Poi iniziano la catastrofe del 2023, la serie inaudita di infortuni che ci fa uscire in serie dalla Champions, nonostante abbiamo vissuto anche momenti belli, la grande vittoria contro il PSG in casa soprattutto, perché poi quella del Newcastle non la calcolo, se non dovevano giocare per forza per vincere e passare il turno, col cazzo che la vincevamo, avevano giocato da cane. Usciamo dalla Champions, arriviamo a meno 11, ma adesso siamo a meno 9 dall'Inter. Difficilmente potremmo recuperare questo campionato, perché è finito giocando alla cazzo di babbuino. Quindi è per quello che le premesse per il 2024 non sono entusiasmanti. Quindi un 2023 fallimentare, tragico, umiliante, dove un qualsiasi allenatore, se era in un altro club, sarebbe stato esonerato, ma noi andiamo a dritti con il nostro Stefano. Detto questo, con l'augurio, a parte tutto, a parte che siamo incazzati, di un grande 2023-24 calcistico. Ci abbiamo ancora la Coppa Italia, l'Europa League, e comunque il campionato non è ancora finito, quindi di ritrovare un bel gioco, di ritrovare i giocatori infortunati, di ritrovare un altro spirito di gruppo, di squadra, di tutto, un 2024 dove i giocatori, i dirigenti, il presidente, l'allenatore si accorgano che sono nel Milan. Quindi un 2024 l'insegna del diavolo, sempre forza Milan.